pomeriggio amici di Eurosport 2, buon pomeriggio amici che ci state seguendo dallo streaming live del sito della Carrera Cup Italia. Siamo di nuovo qui sul circuito internazionale di Imola e siamo di nuovo a parlarvi del penultimo appuntamento della Carrera Cup Italia edizione decennale. La gara 2 che si svolge con già 20 minuti di ritardo, con anche le condizioni del tempo che cambiano in maniera molto importante. I piloti da partenza si troveranno proprio il sole al tramonto, quindi ci sarà la difficoltà di capire bene dove mettere in traiettoria la vettura. Difficoltà che cambiano anche per quanto riguarda le temperature, molto diverse dalla gara di quest'oggi alle 11, quando l'asfalto era intorno ai 29 gradi, adesso si è decisamente raffreddato, quindi un po' di thriller alla partenza, con una partenza che anche vede i due protagonisti sempre vicini e questa volta in posizione invertita. Abbiamo infatti il capo classifica Comled Ogar che parte in pole, seguito da Drudi e da un altro giovane della Porsche Scholarship Program. Andiamo quindi a vedere come sono, come si stanno preparando a pochi minuti dalla partenza di gara 2 qui dall'autodromo di Imola. Seguitemi. Siamo con Comled Ogar. Come al solito ti stai preparando, come al solito discuti con la tua squadra. Che cosa hai fatto rispetto a questa mattina sull'auto? Ah, vuoi sapere? No, abbiamo... è importante quando... Non è un brutto risultato di fare secondo. Dobbiamo provare qualche piccole cose perché... La concorrenza è molto forte, non è una grande cosa, è solo di imparare un po' più la pista per la giornata e abbiamo aggiustato qualche cosa. Ok, allora ti seguiremo, in bocca al lupo. Andiamo da Drudi, secondo in griglia, poi la regia mi dirà se riusciamo a fare il terzo perché vedo già il cartello dei 3 minuti. Allora Mattia, concentrazione, ottimo risultato, forse una delle più belle gare della stagione, e adesso quale sarà la tua strategia qui oggi al tramonto da Imola? Sicuramente l'obiettivo primario è quello di partire bene come ho fatto stamattina e sicuramente dovremo, l'obiettivo per questa gara è togliere punti a Ledogar perché è lui con cui mi sto lottando il campionato e siccome ho preso il massimo dei punti di stamattina, più di così non posso fare, quindi l'obiettivo è togliere i punti agli altri. Congratulazioni per questa lucida analisi prima della partenza, concentrato, occhi e stato d'animo molto tranquillo da parte di Mattia. Vediamo Diamato è qui in terza posizione, il mitico Diamato che ci racconterà come si sente oggi in gara 2. Ma visto che gara 1 insomma, è andata bene, penso di avere anche un buon passo in gara 2. Tenterò sicuramente di attaccare fin dall'inizio e cercare di fare una bella gara. Sicuramente ci sarà da divertirci. Allora, buon divertimento perché qui dietro ci sono anche altri piloti della Carrera Cup Italia pronti a dare spettacolo. Uno spettacolo che partirà dopo che la regia passerà la linea a Guido Schittone e Matteo Bobbi per una frizzante telecronaca. A voi regia.
Buon pomeriggio da Imola con i primi tre della corsa di questa mattina che partono nelle prime tre posizioni. La posizione che cambia è quella relativa alla pole position. Nelle seconde qualifiche di ieri l'ha ottenuta Comelle d'Hogar, giro più veloce in assoluto fino a questo momento del weekend, con uno strepitoso 1:44.683 ottenuto tra le altre cose all'ultimo giro e nell'ultimo settore della pista, dove di fatto c'è la discesa della Rivazza e la curva della Rivazza. Al suo fianco, come vi ha già mostrato Mauro Gentile, Mattia Drudi, vincitore, dominatore della corsa di questa mattina. Subito dietro il terzo di questa mattina, Daniele Di Amato, poi Alessio Rovera, Simone Iaquinta, che ha risolto i propri problemi e quindi può partire nella propria posizione in terza fila. Al suo fianco l'ex campione della Carrera Cup Italia Enrico Fulgenzi, poi Quaresmini, il giovanissimo bergamasco, che qui sull'autodromo intitolato ad Enzo Adino Ferrari sta dimostrando tutte le proprie potenzialità. Poi il primo della Michelin Cup, Alex De Giacomi, davanti a Zanini, che è stato il secondo della Michelin Cup anche nella corsa di oggi. Poi Oleksandr Gaidei, che ha scambiato la macchina con Michael Granier. Poi Marco Cassarà, Pellegrini, Selva. E poi abbiamo Köhler, Hans-Peter Köhler, che divide la macchina con Edoardo Liberati, giunto al quarto posto nella giornata questa mattina, e infine Walter Benn. Una corsa, come dicevano tutti quanti Matteo Bobbi, particolarmente diversa da quella che abbiamo visto alle 11, perché sono cambiate le temperature, perché qualche problema di assetto ci potrebbe essere. L'Edogar ha lavorato soprattutto per far funzionare al meglio le proprie coperture, che stamattina lo hanno un po' tradito a livello di pressione. Ciao Guido, buonasera a tutti. Sì, hai detto perfettamente tu, molto diverse sono le temperature rispetto a gara 1. Adesso si sono decisamente abbassate, come vediamo il sole ormai non batte più lungo il tracciato di Imola, per cui molto più basse le temperature. Questo significa più difficoltà da parte dei piloti nel mandare proprio nella temperatura di esercizio ottimale le coperture, soprattutto quelle anteriori, per cui i piloti sicuramente hanno lavorato in questo senso, perché lo sapevano perfettamente a che condizioni andavano incontro. Per cui sarà interessante adesso capire come reagiranno le vetture, e poi, se me lo permetti, sarà molto interessante vedere il duello tra l'Edogar e Mattia Drudi, perché abbiamo visto Mattia Drudi molto in palla questa mattina, velocissimo per tutti i giri della gara, per cui sarà molto interessante vedere questa battaglia che vale anche il campionato. Mattia Drudi ha detto ai nostri microfoni: cercherò di levare punti alle Edogar, e in questo potrebbe essere anche aiutato dal proprio compagno di squadra Daniele Di Amato, un altro che è molto in palla, sempre con una vettura gestita dal Team Dynamic, che ha lavorato benissimo qui ad Imola. È risalito anche nelle prove, nelle seconde prove, Alessio Rovera, che è andato ad occupare la quarta posizione, e attenzione anche a Simone Iaquinta, che nella prima gara di Imola, quella che venne disputata in maggio, fu uno dei grandissimi protagonisti. Simone, dal punto di vista cromatico, porta una novità, perché vedete, questa è la sua macchina, questa blu e nera, che ha sostituito i tradizionali colori del Team Ghinzani Arco Centri Porsche di Milano, che sono in genere rosse e bianche. Questa è la grande novità cromatica da parte della squadra, che per il resto è rimasta la stessa. Manca Kevin Giovesi anche in questa occasione. Approfittiamo per salutare colui che è arrivato in seconda posizione insieme a Simone, in terza posizione insieme a Simone Iaquinta, nell'ultima gara disputata, quella di Vallelunga. Ma oggi la corsa forse non vale un campionato, però a momenti si stavano toccando Drudi e Daniele Di Amato, almeno questo era l'effetto ottico zizzagando lungo il percorso. Stanno andando a prendere le posizioni sulla griglia di partenza. Abbiamo intravisto anche il capoclassifica della Michelin Cup, Alex De Giacomi. Oggi bellissima la sua affermazione, ha preso un certo margine di vantaggio su Marco Cassarà, ma ricordiamo, sia su De Giacomi sia su Mattia Drudi pende la sentenza del Tribunale Nazionale d'Appello per quanto riguarda i fatti di Vallelunga, fatti che non coinvolgono i piloti quanto la squadra, perché aveva sollevato la vettura in
un momento di parco chiuso. Appello da parte del Team Dynamic e situazione del campionato da questo punto di vista in stallo, ma ormai è tutto pronto con Comledogar che deve cercare di sfruttare la propria pole position per mantenere il primo posto, non deve far fuggire Mattia Drudi. Ricordiamo, si prendono punti solamente in una delle due gare brevi del sabato, però se non vinci non è che tu possa prendere il posto del primo. È partito benissimo Ledogar, bene anche Alessio Rovera che è andato ad affiancare Daniele Diamato e va ad insidiare anche Mattia Drudi, lo vedete all'esterno Alessio Rovera che però è costretto a fare sfilare la vettura di Daniele Diamato mentre è andato in testa coda. Potrebbe essere o Quaresmini o Cassarà, non siamo riusciti a comprendere bene, ma intanto Comledogar ha preso il comando davanti a Mattia Drudi, a Daniele Diamato, poi abbiamo Alessio Rovera attaccato da Simone Iaquinta, Enrico Fulgenzi, Alexander Gaidei, Quaresmini, Alex De Giacomi, quindi mi sembra che in testa coda sia finito Marco Cassarà. Partenza regolare è più cattiva però di quella di stamattina, Matteo. Sì, partenza regolare, però sarebbe bello dalla regia riavere proprio il replay della partenza, perché secondo me Ledogar si è mosso leggermente prima dello spegnimento dei semafori. Parliamo veramente di poco, però ho avuto quella sensazione lì. Comunque al di là di quello è partito estremamente bene, ha sorpreso leggermente Mattia Drudi e adesso vedremo come i piloti si comporteranno. È partito molto bene, lo abbiamo detto, Alexander Gaidé, che non era stato protagonista di qualifiche particolarmente positive. Gaidé divide la vettura con Michael Grenier, ma vedete che Ledogar non riesce ad andare in fuga perché le due vetture del Twin Dynamic sono attaccate, mentre Alessio Rovera mi sembra sia stato leggermente toccato forse dalla vettura di Simone Iaquinta, comunque è arrivato lungo alla staccata della Rivazza, è stato costretto ad allargare, quindi ha perso una posizione. Adesso alle proprie spalle a Doberman Enrico Fulgenzi, che cercherà di sfruttare la scia ed infilarlo alla curva del tamburello, mentre il terzetto di testa rimane nelle stesse posizioni con Mattia Drudi che alita alle spalle di Comledogar, il quale mi sembra stia faticando e stia andando contro quello che pensavo, ovvero gestire una situazione. Bello anche il terzetto che sta lottando per il quarto, il quinto e il sesto posto, quindi una corsa divisa in due tronconi. Di fatto l'unico tranquillo in questo momento è Alex De Giacomi, che è al comando della Michelin Cup e che si trova proprio alle spalle. È partito pienamente regolare con sì, Ledogar. A volte il televisore riesce anche ad ingannare proprio come tempi, e qui guardiamo che cosa è successo alle spalle. Credo che Marco Cassarà sia stato spinto, toccato da qualcuno. Intanto Comledogar che tenta di resistere agli attacchi che gli vengono portati dal duo del Team Dynamic formato da Drudi e da Diamato, e subito dietro loro c'è il terzetto composto da Simone Iaquinta che sta affrontando la variante alta, Alessio Rovere ed Enrico Fulgenzi, poi qui c'è Alex De Giacomi inseguito da Zanini e inseguito da Pellegrini, quindi tre vetture della Dynamic anche al comando della Michelin Cup. Guadagna qualcosa alla staccata della Rivazza Mattia Drudi, qui sbaglia e deve avere compiuto un errore in alto Simone Iaquinta, per cui Alessio Rovera, nonostante sia arrivato ancora una volta lungo alla Rivazza, va a riprendersi il proprio quarto posto. E guardiamo se adesso il giovane pilota di Varese, che è in lotta per la vittoria nel campionato, al momento si trova in terza posizione, ha la potenzialità per andare a chiudere il distacco che ha nei confronti di chi lo precede. Ma continua la battaglia tra i due ragazzini terribili della scholarship program del 2016, ovvero Rovera con Iaquinta alle spalle che non demorde, e subito dietro loro Enrico Fulgenzi pronto a cogliere l'occasione nonostante la sua vettura oggi non sia in perfetta forma. Ci può provare adesso la staccata della Tosa, si infila
Simone Iacquinta, ma ha chiuso bene la traiettoria Alessio Rovera. È comunque una bella gara, è una gara nettamente più veloce, sta lampeggiando invece Enrico Fulgenzi a Iacquinta, forse c'è un problema. Rovera un po' in difficoltà e lo è già da ieri, lo abbiamo visto, sempre un po' in difficoltà nella fase di frenata, sì. Va spesso al bloccaggio, lui che ha proprio cambiato il suo stile di guida, che da round di Vallelunga ha iniziato a frenare col sinistro, deve ancora probabilmente prenderci un po' le misure, ma Iacquinta in questo momento insieme a Fulgenzi sembrano avere un passo leggermente diverso. Sì, fa leggermente da tappo Alessio Rovera, per il momento resiste, questa è la curva, è quella che innervosisce di più i piloti, non è la più difficile, però la variante alta Imola è sempre un rebus per sì, perché devi usare i cordoli nella maniera corretta, perché se li usi troppo la macchina si scompone, se li usi poco non sei efficace, per cui non è assolutamente facile. Bloccaggio di ruote alla seconda, tra la prima e la seconda della rivazza da parte di Mattia Drudi, dietro la situazione non è cambiata con Rovera, Iacquinta, Fulgenzi che resta pronto ad approfittare di un'eventuale occasione, mentre vedete quel bloccaggio alla rivazza ha portato l'Edogar ad acquisire un piccolissimo margine sui due ragazzi della Dynamic che lo inseguono. Sì, l'Edogar è molto veloce nell'ultimo settore, come tra l'altro ieri in qualifica, poi nel primo e nel secondo in realtà Mattia Drudi riesce ad avvicinarsi leggermente, però sì, non è facile superare in questa pista, devi essere molto vicino per tentare un attacco in staccato. E la situazione adesso interessante è proprio alla tosa tra Simone Iacquinta ed Alessio Rovera, abbiamo intravisto un attacco di Simone nei confronti del pilota di Varese, nulla da fare per il calabrese, ecco qui Mattia Drudi che probabilmente ha bisogno di recuperare la piena efficienza dei propri pneumatici, quel bloccaggio potrebbe avere creato qualche problema perché ha perso terreno e sembra che Daniele Di Amato possa avere anche la facoltà di passare il proprio compagno di squadra. Sì, Di Amato ha dimostrato di essere molto veloce su questo circuito immediatamente dal primo turno di prove libere, molto veloce in qualifica, brillantissimo oggi in gara 1 cogliendo proprio un podio molto positivo, e soprattutto a mio avviso il team Dynamic ha dimostrato qua di avere la macchina da battere. Sì, diverse strategie da parte del team Tsunami, del team Dynamic. Un po' lungo che, adesso. Sì, che ricordiamo sono in lotta anche per la conquista del titolo squadre nella Carrera Cup Italia edizione 2016 con la vettura di Ledogar che sul veloce, nella parte veloce è più rapida, forse ha meno trazione, quindi il pilota francese ha più difficoltà nelle curve lente. Per il momento la situazione si è stabilizzata con questi tre che stanno anche attendendo gli eventi quando la gara è ancora lunghissima, perché mancano poco più di 19 minuti alla conclusione della gara, sono 25 minuti più un giro di pista, considerando che il giro in media in 1.45 e 1.46. Intanto è convocato in direzione corsa il team manager della vettura numero 13, ovvero quella di Comledogar, non so per quale motivo, stiamo vedendo intanto un track limit violato da parte di Hans-Peter Köhler, che è il compagno di guida di Edo Liberati, è un gentleman svizzero-tedesco che ogni tanto fa capolino con la propria squadra nella Carrera Cup Italia, lo ha fatto nel 2015, sta ripetendo la stessa esperienza anche nel 2016. Ha chiuso di più la traiettoria, qui c'è Simone che forse ha compiuto un leggero aiuto, però si è aiutato grazie ai cordoli e si è avvicinato leggermente ad Alessio Rovera. Abbiamo detto compiuto un leggero errore anche Daniele Di Amato, che infatti ha perso qualche cosina, e qui c'è un testa coda, dovrebbe essere la vettura di Ovizzanini, sì, è quella di Pellegrini, è la numero 76, e ricordiamo Pellegrini era stato protagonista di una buona gara questa mattina, era terzo, poi è andato in testa coda più o meno nello stesso punto all'uscita della variante alta,
ha toccato, anche se non violentemente, la vettura. Qui c'è l'errore da parte di Alessio Rovera, che rientra, viene sfiorato da Simone Iaquinta. Per evitare i due, Enrico Fuggenzi cosa sta facendo? È andato largo, è andato per evitare il rientro. Sì. Non so che cosa, vorrei rivedere al replay se c'è stata una toccata in staccata o se è stato proprio un errore da parte di Alessio Rovera. Quindi traiettoria anomala da parte di Alessio. Iaquinta lo ha passato, va a conquistare la quarta posizione in questo momento. Potrebbe essere stata una toccata, però se è una toccata ci dovrebbero essere dei danni o al radiatore e sicuramente allo splitter, all'avantreno della GT3 Cup di Simone Iaquinta, e mi sembra da queste immagini che non ce ne siano. Comunque Simone ha preso il largo, guardiamo che cosa succede. No, è arrivato lungo, ha fatto tutto da sé Alessio Rovera, poi è rientrato in pista in modo un po' pericoloso. L'unica cosa che poteva fare Enrico Fuggenzi per evitare la vettura che si è trovata di fronte all'improvviso era tagliare, andare sulla sabbia, poi ha avuto un rientro difficoltoso, fortunatamente alle sue spalle non c'era nessuno. Quindi cambia la classifica con Drudi che sta marcando stretto con Ledogar, Daniele Diamato che ha perso leggermente terreno, poi Iaquinta che si è sbarazzato in un colpo solo sia di Rovera sia di Fuggenzi, poi al settimo posto Di Giacomi, Zanini, Gaidei, Quaresmini, Köhler, Selva, Cassarà, Pellegrini che è precipitato dopo l'errore del giro precedente e Walter Benn. Per il momento Mattia Drudi, giro più veloce 1:45.733 a livello dei tempi fatti registrare questa mattina. Sì, sono un po' c'è un po' un tiramolla tra Ledogar e Drudi. Alcuni giri Drudi riesce a rosicchiare qualcosina, qualche decimo, e a portarsi sotto i 4 decimi di distacco, e poi Ledogar sembra quasi riuscire ad aprire leggermente il gap. E sì, quindi sarà una gara così fino alla fine. Invece sì, andando a rivedere proprio il replay, è stato un errore in fase di frenata da parte di Rovera, che continuiamo a dirlo, ecco, è un po' in difficoltà. Domanda, ma l'utilità di frenare col piede sinistro quando non ti viene naturale non l'ho mai capito, perché sì, poi accadono queste tipologie di errori che non portano poi a stagione a nulla, in corso. A stagione in corso. Tra parentesi, avete visto che Alessio ha già recuperato il distacco che Simone Iaquinta gli aveva rifilato nel mezzo giro. Significa che ha ripulito le proprie coperture, che la sua vettura non ha subito nemmeno dei danni a dinamici, che quindi adesso potrebbe essere pronto a tentare un ulteriore attacco al suo collega calabrese. Pensi che durante la corsa possa fare confusione ogni tanto tornare a frenare col piede destro e ogni tanto col piede sinistro? No, quello no, però un cambio così radicale a stagione in corso non è mai semplice, soprattutto quando non si effettuano tantissimi test, perché cambia veramente tanto, cambia l'approccio alla guida e cambia anche in realtà l'assetto in determinate situazioni, per cui io poi vabbè vengo, sono della vecchia generazione. Attenzione, drive-thru non è specificato per quale motivo, per Comledogar che quindi di fatto perde la prima posizione, e quindi Mattia Drudi va a cogliere in pieno il proprio obiettivo, va a togliere punti a Comledogar. È chiaro che non va a prendere i punti della vittoria, probabilmente farà passare il proprio compagno di squadra Daniele Diamato a questo punto, ma di fatto con il drive-thru rifilato a Comledogar non solo riapre questa gara e il discorso per la vittoria finale, soprattutto riapre in modo definitivo il campionato. Sarebbe interessante capire se magari Mauro può aiutarci in questo, stando in pit lane, il motivo di questo drive-thru. Io ripeto, all'inizio proprio nel live ho avuto la sensazione che lui si sia mosso leggermente, poi in realtà fermato quando i semafori erano ancora rossi. Lì sai che ci sono i sensori, per cui basta anche un piccolo movimento. Poi nel replay non ho più avuto questa sensazione, però non ha commesso irregolarità durante... Nel replay noi abbiamo visto il semaforo e sappiamo, poi ci sono anche dei ritardi nelle immagini. Mauro Gentile, cosa sai di questa penalizzazione che verrà
verrà affibbiata al pilota francese. È esattamente quello che avevate individuato, quindi Matteo è stato più rapido dal punto della televisione ed è stata sanzionata una partenza anticipata. Ecco che si ferma drive-thru per Comme Dogar, che andrà a perdere sicuramente 5 o 6 posizioni, dovrebbe ripartire al settimo posto e al settimo posto davanti ad Alex De Giacomi. È stato millimetrico, sì. Guido, perché lui, cos'è successo? Con i semafori ancora rossi è andato leggermente a muoversi, proprio quei centimetri, sì, sì. Poi ha capito di avere sbagliato, si è fermato, però poi ovviamente lì ci sono i sensori e non si scappa. Quindi gara per il primo posto virtualmente finita con Mattia Drudi, che stando alla classifica attuale non guadagnerebbe punti, o almeno starebbe a lui decidere se prendere i punti di questa o della gara precedente di questa mattina. Daniele Di Amato, che salirebbe in seconda posizione, secondo me Mattia poi rallenterà per cercare di far avvicinare il proprio compagno di squadra, il quale sta compiendo un finale di stagione in crescendo, doveva abituarsi alla guida della Porsche, lui proviene dal campionato italiano Gran Turismo e dal Challenge Ferrari, quindi vetture completamente differenti, dotate di ABS, con degli aiuti elettronici anche preziosi, la Porsche più brutale e più maschia, diciamo, come vettura, va anche maltrattata sui cordoli. Al terzo posto dovrebbe salire, attenzione, perché anche Drudi, no, ecco, adesso è stato rimesso in classifica, all'improvviso era scomparso dai monitor Mattia Drudi. Al terzo posto sale Rovera, al quarto Iaquinta, al quinto Fulgenzi, al sesto De Giacomi, al settimo Gaidei, all'ottavo Ledogar, quindi ha perso oltre 23 secondi. È una pit lane molto lunga questa, sì, di Imola, per cui si perde tantissimo nel momento in cui si effettua un drive-thru. E adesso interessante innanzitutto vedere il duello, che a questo punto vale il podio, tra Iaquinta e Rovera, perché sono staccati di solamente 7 decimi e girano entrambi molto forti, perché stanno girando sul piede dell'1,46. Non abbiamo visto il sorpasso di Alessio ai danni di Simone Iaquinta, che adesso ha fatto i fari all'amico, ma in pista si è tutti rivali, si è leggermente distaccato dal duo Enrico Fulgenzi, dietro di loro Alex De Giacomi, che conferma la propria leadership in Michelin Cup. Poi Ledogar ha già superato il proprio compagno di squadra Alexander Gaidei, è chiaro. Poi c'è Zanini, che è secondo nella Michelin Cup, Quaresmini, Köhler, Selva, Cassarà, Pellegrini e Walter Benna. Te, Mauro Gentile. Sì, per dirti che per quanto riguarda Mattia l'impressione è che rimarrà lì e vorrà rimanere lì anche magari domani per presentarsi con un bel biglietto di visita la settimana prossima. A voi, ragazzi. Beh, chiaramente questo concordo. Credo anch'io, come sapete, lo abbiamo già spiegato questa mattina, dopo Vallelunga sono state svelate le nomination per l'International Scholarship Program, quello che poi portò due stagioni or sono Matteo Cairoli, che sta vincendo la Supercup internazionale, diventare pilota junior della Porsche, quindi pilota ufficiale della casa di Weissach, attraverso appunto la durissima selezione dell'International Scholarship, che è preceduta dalla selezione delle scholarship nazionali. In questo caso l'Italia ha scelto Mattia Drudi come candidato numero uno, poi c'era la wild card che avrebbe potuto sostituire qualsiasi pilota degli altri campionati, che era Alessio Rovera, ed era una decisione giustissima. Alla fine è rimasto solo Mattia Drudi, che la prossima settimana prenderà parte allo scholarship program, quindi guiderà. Intanto qualche problema sicuramente nello sfruttamento delle gomme da parte di Enrico Fulgenzi, sicuramente proveranno in due sessioni separate la GT3 Cup, ma dovranno anche sottostare
a quelli che sono gli esami anche attitudinali per dimostrare a Porsche di essere un pilota degno di far parte della sua squadra, ovvero la conoscenza delle lingue, la conoscenza tecnica, la conoscenza di sapersi relazionare con il mondo dei media. Qui continuiamo ad assistere all'evoluzione di Pellegrini, che ha compiuto esattamente lo stesso errore fatto stamattina. Lo ha fatto leggermente dopo e quindi è andato a finire contro il guardrail qualche metro più avanti, però anche oggi pomeriggio stessa tipologia di errore. D'altronde anche lui è un gentleman, non ha la possibilità di allenarsi tutti i giorni e queste corse servono anche per imparare, Matteo. Sì, assolutamente. Nel frattempo 45-6 da parte di Ledogar, sì, che è furioso, sta cercando a suon di tempi veloci di rimontare, si trova in questo momento in settima posizione e credo che l'unica posizione realistica per lui sarà la sesta, già che si trova ormai a più di 15 secondi dal quinto posto. Sì, bisogna vedere cosa farà Alex De Giacomi, perché Alex De Giacomi è in testa alla Michelin Cup, però è anche compagno di squadra di Mattia Drudi, si è fatto passare, non ha resistito, adesso è molto lontano da Enrico Fulgenzi, più di 15 secondi, mancano 7 minuti alla conclusione della corsa, 5 minuti più un giro, quindi di fatto è un'impresa quasi disperata da parte del pilota francese, che qui perde, non riesce a guadagnare nulla, perché però lui contava tanto in una vittoria. Qui rivediamo un errore da parte, brutto errore, anche qui è andato in pendolo, mancato riallineamento di Hans Peter Köhler, la reazione della vettura scorbutica gli è andata bene, perché è arrivato a distanza di sicurezza dalle barriere di protezione, mentre la situazione in classifica mi sembra cristallizzata. Mattia Drudi non fa sconti nemmeno al proprio compagno di squadra. Domani comunque Mattia partirà in prima fila nella gara che conterà di più del weekend, quella lunga 45 minuti più un giro, che assegna un punteggio doppio, e alla conclusione di quella corsa potremmo riuscire a comprendere quanto concrete, reali saranno le possibilità del giovane figlio d'arte, figlio di Luca Drudi, di conquistare il titolo che si giocherà definitivamente il 18 ottobre nella gran finale della Carrera Cup Italia 2016, che si effettuerà, come è accaduto l'anno scorso, all'Autodromo del Mugello. Sì, ovviamente con il discorso degli scarti non va a guadagnare tanti punti Mattia, però presentarsi ovviamente alla selezione che avverrà a breve con due vittorie e una bellissima pole position ieri è sicuramente qualcosa di importante, e soprattutto questi giri sono bagaglio d'esperienza importantissimo per scegliere l'assetto ottimale domani, perché domani sì, con il punteggio maggiorato ci si gioca indubbiamente una buona possibilità di riaprire o, nel caso, chiudere definitivamente il campionato. Sì, c'è anche da dire che pende sempre anche quel famoso reclamo, ovviamente, c'è riguardante Vallelunga. C'è il Tribunale Nazionale d'Appello, ripetiamo cosa successe a Vallelunga tra la prima e la seconda sessione di qualifica. Il Team Dynamic specifica sulle vetture di Drudi e De Giacomi aveva utilizzato, quindi sollevato, le vetture sui martinetti pneumatici, cosa vietata. Il regime di parco chiuso. Peccato assolutamente leggero, involontario, però questo ha determinato l'annullamento dei tempi acquisiti dai due piloti. Il team ha interposto appello, reclamo alla decisione dei commissari sportivi, ragion per cui questo appello va proposto al Tribunale Nazionale, e il Tribunale Nazionale, quando si riunirà, dovrà decidere se confermare la decisione dei commissari sportivi, e in quel caso il rischio che corrono Drudi e De Giacomi, entrambi in lotta per un titolo, perché anche De Giacomi sta lottando per il titolo della Michelin Cup, perderanno diritto a tutti i punti conquistati in quel weekend nelle tre gare. Se invece accetteranno il reclamo, quindi confermeranno di fatto le classifiche di Vallelunga, quindi la classifica odierna del campionato diventerebbe quella reale. Ma godiamoci questi ultimi
due giri di Mattia Drudi, un pilota che migliora di gara in gara. Questa mattina parlavamo della sua freddezza. Sta andando molto bene anche Alessio Rovere. Secondo te è tornato a frenare adesso con il destro? Nah, non ha so, detto adesso basta. Forse ci ha ascoltato. Mi sono stancato, torno a guidare alla vecchia maniera. Non lo, no, normalmente quando si intraprende una strada, soprattutto durante la gara, non si cambia. Io credo che sarà opportuno per lui ovviamente andare ad analizzare quello che sono, soprattutto su queste vetture. Io non credo che... Avete visto l'uscita di Enrico Fulgenzi, che è un po' alla frutta con le proprie gomme. Enrico oggi si lamentava della vettura che lo rende impotente nella lotta per il vertice. Quando l'ha avuta in questa stagione è sempre stato uomo da podio. Qui a Imola invece sta vivendo... ha vissuto delle qualifiche anonime e anche due corse tutto sommato non da Fulgenzi. Sì, dicevamo che forse dovrebbe un po', come dire, non sono tanto vetture dove frenare col sinistro può, a mio avviso, pagare tantissimo. Però ripeto, io sono della vecchia generazione, sì, dove infatti, si frenava col piede destro. Siamo quindi... tutti della vecchia generazione. Tu però hai guidato anche sì. Le vetture con i cambi elettroattuati, quindi sei molto della nuova generazione. Vedete che Alessio ha continuato è spesso in bloccaggio. E tra l'altro dove lo fa? Lo fa negli ultimi metri di frenata, che è nel momento in cui normalmente si rilascia gradualmente il piede dal pedale del freno, per cui è proprio lì dove gli manca probabilmente la sensibilità, non nella frenata iniziale ma proprio nel rilascio graduale della pressione del freno. Un giro e mezzo alla conclusione, è scaduto il tempo, ma è scaduto dopo che Mattia Drudi aveva tagliato il traguardo, quindi ci sono quasi due giri completi da percorrere per il pilota romagnolo. Secondo Daniele Di Amato è un trionfo per il Team Dynamic, che sta dominando anche la classifica della Michelin Cup, con al primo posto Alex De Giacomi, al secondo posto Zanini, poi al terzo posto ci sarebbe Marco Cassarà che dopo l'errore iniziale è stato toccato, si è ripreso. Quindi belle le lotte anche nella Michelin Cup, giro più veloce, questo assicurerebbe a Comledogar la conquista di un punticino, 1:45.516, che è un ottimo rilievo cronometrico, è un tempo che gli avrebbe assicurato una partenza entro le prime quattro file. Come vedete continuano a scordolare i due protagonisti principali di questa gara, mentre Comledogar, dopo aver superato Alexander Gaidei, no, rispetto ad Enrico Fulgenzi ha guadagnato solamente un secondo, quindi un'impresa che per i francesi avevamo definito impossibile ed impossibile è stata. Inizia l'ultimo giro per Mattia Drudi in questo momento, eccolo che taglia il traguardo, il pilota di Misano Adriatico, inseguito da Daniele Di Amato. Ultimo giro in 1:46.4 per Mattia, 1:46.7 per Daniele Di Amato, 1:47.2 per Alessio Rovere, che ormai è sicuro della terza posizione perché ha distanziato, e anche in modo pesante, oltre due secondi sia Simone Iaquinta sia Enrico Fulgenzi. Comledogar è staccato dal pilota jesino di 11:03, gli ha guadagnato altri 8 decimi. Qui c'è il doppiaggio nei confronti della Porsche di Livio Selva, che è arrivato per la quinta volta in questa sua stagione di debutto a podio nella Michelin Cup questa mattina. Ma seguiamo l'azione di Mattia Drudi, abbiamo detto freddo, preciso, un pilota che non si fa scalfire dalle situazioni, non le subisce, sa reagire e sa usare sempre molto il raziocinio. È un pilota pragmatico, pur avendo nel proprio DNA proprio l'istinto della prima donna, del primo attore in pista, anche se poi nella vita è un ragazzo di un'umiltà, anzi forse fin troppo umile. Per lui è tutto normale. Tu gli domandi: hai fatto una gran gara? Lui ti risponde: no, è stata una gara assolutamente tranquilla anche oggi, ci dirà le stesse identiche cose. Va ad affrontare la Rivazza, sale terza limitatore di giro sul
Cordolo va a tagliare per la seconda volta di fila il traguardo in prima posizione, bella doppietta da parte di Mattia Drudi, secondo posto, quindi migliora Daniele Di Amato, che a questo punto può anche sperare di lottare per il terzo gradino del podio del campionato. Al quarto, qui ci stanno dicendo, è la settima vittoria di Mattia Drudi, qui quarto Rovera, quinto, no, terzo Rovera, quarto Iaquinta, quinto Fulgenzi, sesto Ledogar, settimo Alexander Gaidei, ottavo Alex De Giacomi, nono Quaresmini, decimo Zanini, undicesimo Collor, dodicesimo Cassarà, tredicesimo Pellegrini, quattordicesimo Selva, che ha avuto dei problemi ed è stato costretto a rallentare proprio all'ultimo giro, e al quindicesimo posto Walter Ben. Direi una gara, almeno nella prima metà del proprio svolgimento, Matteo, ben più vivace di quella che abbiamo visto stamane. Sì, lo avevamo detto quando le vetture erano ancora in griglia, Ledogar che partiva dalla pole era sicuramente sinonimo di una bella gara, perché Mattia Drudi ha dimostrato durante il weekend di avere forse qualcosina in più. Poi c'è stato il thriller della partenza anticipata, veramente millimetri, che sì, non è stata così evidente, però sono stati molto bravi i commissari a evidenziarlo. Poi il drive-thru ovviamente ai danni di Comledogar, e poi Mattia Drudi a quel punto è riuscito solitario a portare la vettura al traguardo. Però abbiamo vissuto tantissimi bellissimi duelli tra Di Amato, Drudi, Rovera e Iaquinta. È stato sicuramente un duello molto che ha infiammato bello, tutta molto la gara, bello anche perché ci sono stati degli errori individuali da parte dei piloti che hanno consentito anche un continuo cambiamento delle posizioni, con Rovera che ha sempre avuto dei piccoli problemi in frenata, probabilmente perché usando il piede sinistro non ha ancora quella sensibilità sufficiente per guidare al limite in assoluta serenità. Classifica confermata. Adesso sarà interessante vedere l'atteggiamento di Comledogar dopo la penalizzazione. Sappiamo che il francese è un pilota anche tra virgolette è un peperino, sentiremo le sue giustificazioni e soprattutto la reazione in pista, perché nella gara di domani, partendo in prima fila, lui ha la necessità, questa volta concreta, di vincere per poter guadagnare quel bottino sufficiente da farlo respirare per la prossima gara, per il prossimo appuntamento del Mugello di metà ottobre. Però può farlo, perché ha dimostrato, sì, una volta effettuato il drive thru di essere velocissimo. Il giro più veloce in 1:45.5 era il pilota decisamente più rapido in pista proprio negli ultimi giri, per cui a mio avviso domani sarà una gara molto molto interessante, uno perché è la gara lunga, per cui interviene anche la strategia, e poi soprattutto perché questi due adesso siamo arrivati un po' ai ferricorti. Sì, è il momento clou decisivo del campionato. Dalla propria Mattia Drudi ha sicuramente l'aiuto che gli potrebbe arrivare da Daniele Di Amato, che ormai stabilmente è tra i grandi. Corre invece in condizioni tra virgolette più disagiate Comledogar, perché Alexander Gaidei continua a non essere perfettamente costante nelle proprie prestazioni, cosa che invece assicura Michael Grenier, il quale è ancora timido nei momenti delle lotte, dei duelli. Quindi dal punto di vista di squadra sicuramente la Dynamic ha qualche cosina in più rispetto alla Tsunami, mentre Ledogar ha esperienza in più. Ricordiamo, il campione della Black Pain, ha vinto il titolo come pilota ufficiale della McLaren proprio la settimana scorsa, ha già vinto una Carrera Cup francese nel 2014, quindi è bello rodato, ha già vinto una gara di Super Cup nel 2015 in occasione del Gran Premio d'Ungheria. In Super Cup Mattia Drudi è arrivato in terza posizione a Monza, in assoluto il pilota più giovane nella storia della Super Cup ad aver ottenuto un podio. Lo vedete, è contento, il proprio obiettivo è stato centrato, però ha centrato anche una vittoria. Ha rubato punti a Comledogar, che si ritrova adesso, dopo lo splendido weekend di Vallelunga, non tanto col fiato corto perché ci è abituato, però in una situazione meno agevole di quella che gli si presentava quando è arrivato ad Imola. Sì,
però d'altronde il suo è stato l'errore, per cui non può far altro, sì, che non può recriminare, ci, esatto, sono i sensori, diciamo. Sì, ma lì è stato lui nel momento in cui è andato a cercare il bite point, no? Per cui proprio il punto di stacco della frizione, la macchina si è mossa quel pochino che ha fatto scattare ovviamente il sensore posto e annegato nell'asfalto, e quindi ovviamente non potevano non evidenziarlo giustamente i commissari, per cui... C'è Mauro con il nostro portacolori alla Scholarship International, che sarà bello carico. Allora, sei carichissimo, hai ottenuto il risultato che ti eri prefissato alla partenza, di togliere punti e guadagnare quindi spazio e tempo e anche qualcosa in più, innervosire anche l'avversario. Sì, dai, è stata una gara molto positiva per il campionato. Ho fatto un po' più di fatica rispetto a stamattina, adesso dovremmo guardare bene i dati, soprattutto all'inizio. Non sono riuscito a partire bene, forse mi ha anche distratto un po' il movimento di Com, che l'ho visto con la coda dell'occhio, quindi mi ha un po' distratto. E all'inizio non ho voluto rischiare perché avevo visto il movimento e la partenza anticipata, quindi andrei true per forza. Però sono molto molto soddisfatto, dai, è bello tornare sul gradino più alto del podio. Bene, l'appuntamento a questo punto è domani su D-Max a partire dalle 11 per rivedere un'altra gara importante. Se domani sarà molto dura, ho 15 secondi di penalità, però il nostro passo è molto molto veloce, quindi riusciremo a far bene. Benissimo, vai sul podio, a voi la linea. Ricordiamo che tutte le gare si possono rivedere dal canale YouTube Porsche Carrera Cup Italia. A più tardi, a te Guido per il podio. Intanto io ringrazio Matteo Bobbi che va a scappare per questioni di lavoro legate al marchio Porsche, perché adesso verrai accompagnato tu da alcuni clienti in giro sulla pista di... Esatto, Porsche Driving Experience, per cui i clienti guideranno le vetture della scuola Porsche, guidando per 4-5 giri proprio lungo questo circuito con noi, ovviamente istruttori al loro fianco per dargli consigli sulla guida, posizione di guida e tanto altro. Stiamo intanto vedendo gli highlights, l'errore di Rovera, esce di pista per evitarlo anche Enrico Fulgenzi, probabili danni allo splitter per entrambi, poi gli errori in serie di Pellegrini e le immagini, questo è Köhler, effetto pendolo all'uscita della variante alta per il pilota svizzero. Diciamo, queste sono le immagini di Mattia Drudi, che ha vinto, ha dominato anche questa corsa, va a tagliare il traguardo al primo posto lampeggiando con i propri fari, ma questo è il podio della Michelin Cup con Alex De Giacomi, seconda vittoria di seguito in questo weekend, Stefano Zanini che risale sempre al secondo posto come è accaduto questa mattina, e Marco Cassarà che va a conquistare un terzo posto molto prezioso dopo un inizio di corsa particolarmente faticoso, perché è stato spedito fuori pista da un altro pilota ed è stato costretto alla rimonta. Inno di Mameli per i gentlemen della Carrera Cup Italia. Il podio della Michelin Cup, Alex De Giacomi, Stefano Zanini, Marco Cassarà, foto di rito, e fra breve una novità per gli appassionati della Porsche Carrera Cup Italia, vi mostreremo anche le immagini del podio dei professionisti, coloro i quali sono giunti nelle prime tre posizioni di questa gara. Ricordiamo quindi che De Giacomi è arrivato ottavo, Zanini è arrivato decimo e Cassarà dodicesimo, ma eccoli i tre ragazzi, sono tre ragazzi che hanno preso parte allo scholarship program di questa mattina. Daniele De Amato che viene complimentato dal concittadino Marco Cassarà, entrambi di Roma, Mattia Drudi che sta parlando con Alessio Rovera, portacolori del team EB Motors, ognuno
parla delle proprie sensazioni al volante della vettura. Probabilmente Rovere e Di Amato stanno anche discutendo della partenza, nella quale Rovere è stato attaccato duramente dal pilota romano, ma in maniera del tutto corretta. Ecco Alessio Rovere, terza posizione per il figlio di Sergio Rovere, un altro ottimo pilota di monoposto, soprattutto di Formula 2000. Seconda posizione per Daniele Di Amato, uno dei migliori piloti di ruote coperte tra i giovani in Italia degli ultimi 5 anni, che va a conquistare uno dei podi più belli di questa stagione ed ennesima soddisfazione per Mattia Drudi, alla seconda vittoria di seguito, 7º podio della stagione per colui che Tribunale Nazionale d'Appello permettendo sta avviandosi per sfidare Comledogar per la vittoria nella Carrera Cup Italia edizione 2016, che fino alla gara del Mugello, quella di metà ottobre, del 18 ottobre, resterà aperta e ampiamente nelle possibilità o del pilota transalpino o del pilota romagnolo. Inno di Mameli. E su queste immagini, assieme a Mauro Gentile, che è ancora in corsia box, e assieme a Matteo Bobbi, che è già sceso dalla nostra postazione, sta avviandosi verso la pista, Guido Schittone vi saluta, vi dà appuntamento domani a partire dalle ore 12 su D-Max e sul canale dedicato alla Carrera Cup Italia 2016. Ciao!